Dunisiani, questa è la nuova Vanilla, siete contenti? Yeah! Ho visto che me l'avete richiesta in tanti. Allora, qua c'è un nostro dunisiano, no? Uno di voi che sta sul server. È Angelo che mi ha dato un pugno che adesso lo ammazzo. Però mi raccomando, voi, io mi sono scordato di dirvelo all'inizio del video, ma è scontato che voi dovete parlare bene. È logico. Hai ragione, Bravi. E non mangiarmi vicino alle orecchie. Allora, forza, i vostri compiti, ovviamente lui non c'è, nel senso giocherà per conto suo, quindi esatto. Andiamo. Nel caso gli scriverete voi. Allora, la prima cosa da fare in Minecraft cos'è, ovviamente? Prendere. Io ho visto che prima avete alberi. Esatto, per prendere. Quindi tu, Angelo, sei incaricato di prendere il legno e di portarmelo. Prendine un po', prendine. Sono onorato, sinceramente. Certo, bravo, sì, onorato di fare questo compito. Poi ti preparerò meglio per andare tutti quanti insieme nel Nether in un prossimo episodio, chissà quando, però, perché bisogna, esatto. In realtà tutti quanti insieme. Chiara, non osare mai più rompere l'erba in un video. Tu, scusa. Però, brava, va bene, fa niente. Allora, adesso cos'è guardalo, che dovrei fare? Guarda, ha lasciato l'albero. Ha lasciato l'albero, io stavo guardando. Guarda. No, vai, ma questo cade. Ecco, se entrate. Ah, perché io mi sono scordato di dire una cosa ai tunisiani. Primamente sono molto geni. Voi potete entrare anche voi, quindi dovete solamente venire nel server Discord che lo trovate giù sotto in descrizione, tunisiani, eh. Non so se avete qual è la descrizione. Venite ragazzi, così. Ragazzi, affrettatevi, posti così. Sennò si riempiono e me... Avete capito? Un creeper a posto. Così giochiamo insieme. Io mi imbarazzo per quello che sta dicendo Angelo. Comunque non ti preoccupare, qua i creeper non esplodono. Cioè ti fanno male, sì, però non fanno danno. Ecco, male, allora ho capito. Esatto, allora. Quindi Chiara, tu cos'è che adesso vai in miniera? Cioè nel senso vai a prendere qualche tipo della pietra. Così adesso ci facciamo i primi attrezzi, mannaggia. Ah, questo legno, creeper pietra. Dì ad Angelo di dartelo. Ah! Vabbè. Niente. Ti inizia proprio bene. Assolutamente. Vabbè, scusate, cosa c'è di strano? Io ho appena ucciso un creeper senza farlo esplodere. Sì, ucciso. Vabbè. Hai ragione. Ah, sì, esatto, bene. Conage. Ah, che bello, sono contento di iniziare questo mondo molto magico insieme a voi. E andrà anche su TikTok questo mondo, quindi saremo tanto famosi. Se vedete queste cose è perché Se vedete queste cose è perché l'ho preso dal Nether. Cioè nel senso allora perché là in fondo ho trovato un portale del Nether magico. Esatto. E là c'erano le casse con queste cose qua. E io me le metterò ora. No scherzo, non voglio diciamo usarle. Quelle le usiamo per andare nel Nether. Ecco perché voi sapete che esatto, Angelo sta facendo meglio così e non si capisce niente. Angelo sta borbottando praticamente. Come al solito, no? Come al solito, dai, perché... però non è colpa mia. No, è colpa tua perché quando tu urli si sente, invece quando non urli non si sente, quindi non è colpa del microfono. Io adesso dovrei dire una cosa, posso dire a Dennis che tu dovrei mutarla assolutamente. No, non puoi dirla assolutamente. No, devi grazie devo Chiara, dirla. Tu sei stata che devo bella, dirla. Bravissima. Devo dirla. No, non devi. Cosa? Mia nonna sta entrando con le lasagne. Mi muto. Questa cosa siete consapevoli che io questa cosa non la muterò per... Bellissimo. Allora, ma cioè ciao nonna di Angelo. Nel caso ci stai sentendo Angelo, la prossima volta mutati e basta, senza avvisare, perché capiamo qual è il motivo. Allora Chiara, brava che stai uccidendo questo coso. Intanto Angelo dacci le robe, dacci il legno. Forza il legno. Infatti renditi utile. Esatto. Qualcosa di utile nella tua vita. No, vabbè, dai. Poi adesso faccio il maiale. Inv sì, perché io posso, guardate. Ma io l'ho buttato. Sì, Angelo. No, perché Antonix? No, ho sbagliato. Povero Antonix. Il legno? Ma era più figo rubarglielo, scusami. No, io voglio. Vai, rubaglielo. Grazie, Antonix. Grazie Antonix, ho visto che mi ha dato questo coso. Stavo leggermente incasinandomi pure io, perché porca miseria. Qua mentre Angelo ha le sue cose da fare, mentre si registrano giustamente con la nonna. Non dirlo più perché non so se lo vuole davvero mutare oppure no. Allora esatto, allora io mi sto craftando le cose. Però adesso ve le crafto anche a voi, perché giustamente ci sta a craftarvi le cose, no? Perché giustamente voi avete preso le risorse, io ve le crafto perché io sono una persona onesta, non come qualcuno qua. Sì. Allora, prima di tutto non prendere in giro, perché sennò ti banno prima di iniziare proprio, cioè...
Oh no, va bene, ok, scusa, va bene, puoi giocare con noi. Scherzi, puoi giocare... No! Che, okay, madonna, ti odio, però ho fatto in tempo. Ah. Angelo, non ci interessa. Non ci interessa. Non ci interessa. Non ci interessa. Angelo, non ci interessa, grazie. Ma io veramente, cioè, boh, a volte... Ma no, ma io, seriamente, io vi dico come mi sento a volte in questi video. Mi sento demoralizzato. Ma non sto dicendo per questo. Sto dicendo per la deficienza. Tu cos'è che potevi fare, Angelo? Tu potevi mutarti e noi avremmo capito. Invece tu hai deciso di dire, arriva mia nonna con le lasagne in camera. Lui la lasci, fa ridere. Ah, certo. Fa ridere. E io... Non fa ridere a nessuno, Angelo. Vabbè, okay, dai, forza. Allora... Cos'è che dobbiamo fare adesso? Praticamente dobbiamo andare a cercare il posto. Prima di tutto uccidiamo questo scheletro mannaro. Che porca miseria, adesso lo... mai mettersi contro... no, ce ne sono due. No, ciao, due. Io me ne vado, volevo aiutarti, ma... Che, no, Chiara, fai schifo, ma scusami. Beh, dai, sono cuori, sto per morire. Ed è su. No, ma non è un hardcore. No, non è un hardcore, ovviamente. Vabbè, allora, va bene. Forza, dobbiamo andare a cercare il posto dove... costruirci le prime case, dove, esatto, dove poggiare le basi del nostro impero insieme ai tunisiani, eh? Però forza. Che bello. Però delle case bellissime. Ma esatto, io dico, brava, bello, cara. Io ti parli sopra, ma comunque delle case bellissime. Delle tu case di Angelo, no? Che non parla tutto il tempo, poi parlano, esatto, di noi. Sì, ma è fatto così, Angelo. Io non lo sto facendo così. No. Io, allora, Dunisiani, adesso mi direte, Dunis, ma tu te la prendi sempre con Angelo, ma adesso come faccio a non prenderla quando è andato da solo, senza il mio permesso, in un mio video? Io veramente, ma guardate che Angelo è così anche nella vita reale. Io ho persi, io quello ve lo... Perché ci hai persi? Perché non stai con noi, perché te ne sei andato adesso te ne vai a giocare la tua vanilla da solo, ok? E non partecipi più ai video di Dunis. Ti rimuovo dalla vita proprio, ok? Dalla mia vita, via per sempre. Non è peraltro, perché Antonix mi... Grazie, bravo. Salvato. Grazie, Antonix, guarda. Bravo, tu tunisiano. Scrivo grazie. Brava, vai, brava, scrivigli. Io però non ho cibo. Come non ho cibo? Angelo, almeno hai preso cibo? Fai una fornace. Sì, tranquilla, voglio contengo. Per quello mi sono allontanato. Però è notte. Però grazie, mamma mia, Antonix è proprio... Perché ci ha dato direttamente il carbone proprio quando ci serviva, perché adesso è notte, no? Vedete, facciamo quindi... È un genio, cioè, porca miseria, bravo Antonis, bravo. Chiara, preoccupati di fare il buco, io mi preoccupo di mettere la luminosità, no, che in genere... Chiama anche Antonis, perché sennò, poverino, mi fa pena là in giro. Però prima scrivi, prima fai il buco, sennò che caspita. Oh mio Dio, vabbè. È troppo tardi, ormai ero all'opera. Vabbè, infatti, Angelo, tu ritorna sui tuoi passi, perché noi siamo dove eravamo prima. Non fare ok. Non è peraltro, perché io mi sono perso, io sono nel nulla, sto... Mm-hmm. Ci sono degli argoli, dei... Ok, degli argoli. Vabbè, sono questo argoli. Perché sei... Vabbè, tu sono... Perché, ti sei cosa... Dimmi, vai, ti sei... No, non è peraltro, perché ho mezzo cuore, uno scheletro mi sta puntando, se muoio io... Ecco, così magari imparerai in futuro. Così imparerai, Angelo, in futuro, di stare col gruppo, perché sennò sei fuori dal gruppo. Sennò è come se andassi a fare la tua vanilla da solo e a non giocare col gruppo. Invece, visto che sei in un gruppo, devi giocare con noi e non da solo. Che mi hai detto poco fa? Che mi hai detto? Di andare a prendere legno. La legna. Ok, bastava così, Angelo. Non te ne dovevi andare in giro, come su Minecraft Decimation, che noi a volte ci giochiamo, no? E se ne va per le Alpi. Le live. I tunisiani, se le live, esatto, live. Tunisiani, presto arriveranno anche le live, perché ne abbiamo parlato, arriveranno anche le live, quindi felici voi. Insomma, se siete felici voi, siamo felici anche noi. Boh, non so cosa stiamo dicendo. Allora, facciamo passare la notte e poi iniziamo a fare a trovare un po' il posto. Fornace. Hai fatto bene, Chiara, sei stata... Vai, molto brava. Oh, bene, abbiamo anche del cibo. Però adesso direi di fare un taglio. Dunisiani. Stai zitto. Dunisiani, allora, praticamente, cos'è che dobbiamo fare? Adesso dobbiamo appunto andare a cercare il posto dove vivere. Esatto, una bella pianura magari. Sarebbe bello. Sarebbe bello. Devo fare le case. Allora, dipende. Allora, io qua con voi mi confido con voi. Vi chiedo a voi cosa vorreste. Preferireste una pianura oppure preferireste tipo più una montagna? Aia.
Allora, io direi facciamo così, andiamo tipo a visitare in giro, perché così facendo, se visitiamo in giro, capito, capiamo un po' appunto com'è meglio, no, il territorio, sì, e tutto quanto, posso, e poi fare la casa. Esatto, brava. E poi dopo, solamente dopo decideremo. Esatto. Vabbè. Ok, vabbè, perfetto. Vabbè. Quindi qua poi cerchiamo anche di tenere a mente un po' le cose, tipo dove si trova tipo la cascata. Questa cascata si trova esattamente sulla montagna. Dei punti, no? Che ci ricordiamo. Dei punti di riferimento, esatto, è molto importante. Così qua per esempio esatto, anche perché poi qua c'è anche il bioma dei fiori. E voi ma direte dove? Ah, il questo qua. E qui sono le api. Esatto, e poi è coloratissimo, è bellissimo. Bellissimo. Ah, proprio il bioma dei fiori. Angelo degenera di nuovo il video e io sono pure faccio perché so molto parlare bene pure io, no? Allora, parlare bene. Sì, avete visto, poi oggi mamma mia sono un pro del parlaggio. Buonanotte. Beh, ma anche voi buonanotte, buonanotte. Fiorellino. Sapevo che c'era la Vabbè, comunque, forza, qua ci sono i fiori. Smettetela immediatamente, se no vi caccio dal gioco proprio. Okay. Allora, qua ci sono i fiorellini, molto belli i fiorellini, no? Dovremmo proprio prenderli. Sì, sono poi sono scioccato. Guarda, profumano a differenza di te. Dimmi, Chiara. Un alveare. Un alveare. Wow, Chiara, tu sì che hai trovato un... Ma se lo spacco, che succede? Un grande... Non lo fare. Ti attaccano le api. Ti attaccano troppo. Quindi non lo fare, Angelo. Chiara, però, tu hai trovato veramente un tesoro. Un patrimonio dell'UNESCO. Un tesoro inestimabile. Di inestimabile valore. Che veramente tutti quanti non potrebbero resistere adesso, sì. Comunque, adesso tunisiani andremo sicuramente in giro a trovare altri biomi qua in giro, perché ovviamente non è che possiamo restare qua a vedere i fiorellini. A non fare niente, a vedere le api che volano. Ok, tunisiani, è passato un po' di tempo, qua c'è ci siamo ancora io, eccetera, e Chiara, eccetera. Allora, Angelo, eccetera, tu puoi andare via, cioè, show. Vabbè, mi sento tradito nel cuore, però, vabbè. Esatto, bravo, devo hai fatto. Devo uscire da TS, che devo fare? Sì, sì, vai. Giusto, mi sembra giusto. Che bravo, bravo. Bene, bene. Allora, no, perché tunisiani... Adesso, Chiara, se n'è andato da TS? No, no. Control. Come ah, no? Sì, lui si è andato. Ah, ecco, perché stavo dicendo... Sei sicura? Ok, sì, se n'è andato. Perfetto. Tanto. Allora alza la voce, sennò ti banno. Allora... Sì, oddio, mi sarà passato il microfono. Scusa. Beh, cioè, il microfono, mannaggia i microfoni. Adesso stai attento a non metterlo nel sedere. Allora. No. Io adesso mi trasformo in Herobrine. Perché praticamente dobbiamo fare Herobrine. Dobbiamo fare lo scherzetto ad Angelo. Perché dovete sapere, sono Herobrine, Chiara. Sei in fuoco. Ah, vabbè, facciamo finta che io sia. No, però aspetta, ho la mia skin. No, sei solo un fuoco. Cioè, perché sono Herobrine. Hai capito perché sono Herobrine? Sì, e io dai, io che faccio? Allora, tu fai slash D, Chiakira. No, aspetta, slash D, tipo Blaze. Tunisiani, allora io sono Herobrine e lei è un Blaze. Blaze. Esatto, mamma mia che bellezza. Allora, praticamente cos'è che dobbiamo fare qua? Dobbiamo andare a cercare Angelo, però io direi di non cercarlo direttamente, di tipparci da lui. Perché ovviamente si può, no? Cioè, nel senso, si può andare a tipparci. Oh, caspita, ecco, adesso vedrà una cosa molto strana, vedrà tipo me che... Si aggira e poi un blaze. Attenta, no, vai via. Aiuto. Vai via. Scappa. Anzi, se vuoi vai in creativa così non ti può uccidere. Capisci? Cioè, nel senso, non farti uccidere e poi parla, mannaggia a te. Okay. E alle scrofone. No, si è scordata di... Si è tipo, the fuck? Volevo dire... Era dimenticata come andare in creativa velocemente. Che casino. Aspetta. Adesso mi devo disguisare pure io da scrofone. No, tipo slash D pig. Pig, com'è che si fa? Pig, ok. Poi slash Herobrine, perché così, ok, non sono più Herobrine, però devo volare. Game mode creative. Creative, forza. Ho detto creative, se ti dico creative. Ma poi io veramente usa F3PF4, no? Ah, giusto, perché siamo in 1.16. C'è un maiale volante. Ma c'è, secondo te... ok, chissà cosa dirà adesso. Cioè, nel senso, secondo me adesso arriva, perché nel senso, se io vedessi un maiale volante mi insospettirei leggermente. Beh, no, in effetti. È un ma pionino. Porca miseria. No, è un casino. Raga, ma
Che stavate dicendo, Zuzusi? È che è un casino qua perché stiamo trovando un sacco di api, però non, cioè non vanno bene non queste c'è api. Niente, cioè ma non infatti, c'è ma poi ci stanno spungendo tipo nel sedere. No. Allora c'era un Blaze, mi è spawnato direttamente nel posto bello, che non posso vivere. Framing friendly. Va bene, ok. Perché inizialmente lo riuscivo a colpire, adesso no? Adesso però è... No, guarda, è immortale ora. Ma non prende manco danno. Boh, ma non è che tipo buggato. Poi c'è un maiale che tipo ha iniziato a volare. Ha detto, oh, poi mi ha picchiato pure, perché naturalmente prima di entrare in stanza mi ha picchiato. E i maiali, i porci non picchiano in teoria. Angelo, cioè, secondo me è tu devi andare da uno psichiatra. Cioè io te lo dico. Secondo me lo sta facendo apposta. Ma sì, ma ovviamente. Allora, tipo, se vuoi partecipare al video, no? Se vuoi partecipare al video, dai, puoi partecipare. Capiamo che ti senti solo, quindi partecipa, forza. Ma voi state male. No, tipo, cosa? Ci sta facendo lo scherzo. Tipo, ah, sto vedendo cose, in realtà non è vero. Ma allora, c'è un porcio, ok, che sta inseguendo un Blaze. Cosa? Ok. Poi il maiale sta abbassando la testa. Cosa che... Bah. Vabbè, saranno i due innamorati, anzi. Ah, innamorati. Cosa? Sì, cioè, ovviamente... È il figlio come molto... dovrebbe essere, scusa. Un maiale di fuoco. Sì. Hanno mezz'osia, no? No! Scusami, no. Tu non hai mai visto un maiale di fuoco? Io sì. Oh, guarda, che magia! Un pig si è trasformato in uno schifo, in un ragno. Ma cosa, ma cosa stai dicendo? No, ma veramente, Angelo, dai, basta. Guarda, ho capito che... Ho capito, attorno. Angelo, allora, ho capito che fai... Cioè, nel senso che sei pazzo, però... dobbiamo andare a registrare. Saranno problemi tuoi. Esatto. Senti, no. Quindi, ciao. Spostalo, no, Chiara, no, ciao. Senti, ciao. Sì. Ciao. Ok, l'ho spostato. Brutto schifo. Che bello fargli scherzetti, gli scherzoni. Allora, no, questa cosa è geniale, eccellentemente eccellente. Wow. Che stai dicendo? Aspetta, no. Ho detto io che... rientro e sento che parlate tipo ad altissima voce. Ma perché stai a registrare? Oh, Angelo, hai rotto le palle. Cioè, fatelo dire. No. Il Blaze mi ha spaccato i blocchi sotto i piedi. Non può. Non esiste nessun Blaze che può spaccare i blocchi sotto i piedi. Quindi non so. C'è questo Blaze che mi ha picchiato tre volte e mi ha rotto i cavolo di blocchi. Vabbè. Chiara, aspetta, togli l'admin così non può entrare. No, scherzo, okay. scherzo. Ciao. Però no, allora, però spostalo e non entrare. Cioè, allora, se capita qualcos'altro, entri. Però qualcosa di importante, Angelo, non i Blaze, le allucinazioni. Ok? Non rompere. Ma... Perfetto. Ta. Ok, è andato? È andato. Ok, perfetto. Oh, Gesù, ma è proprio un rompiscatole. Ma io se vedessi un Blaze che mi spacca i blocchi, sapete cosa farei? Mi suiciderei direttamente. Esatto. Però... No, io quitterei proprio, cioè ciao. Perché giustamente non è che non puoi, cioè nel senso io mi cagherei un po' addosso. Allora, carissimo Blaze, non puoi venire sopra di me, tipo. Tipo, dai, non pensare male. Dai, ok, cara. Devi andare piano piano però. Vabbè, ma se voli io come faccio? Cioè... Infatti, questo c'è proprio... Vabbè, volo anch'io sopra di te. Esatto, vola. Allora sì. La Maya. Ma dove sta Angelo? Ma... Infatti dove... Ma... Ok, slash tp per forza, perché... Sennò qua non... Siamo... No, si è rotto tutto, Che è successo? Sono tutto... No, c'è la barca volante. La barca volante. Ma secondo me non so se sta capendo. Cioè, perché lui secondo me è restato alle vecchie versioni di Minecraft, capito? Quando queste cose non si potevano fare. E quindi non so se sa queste cose. Cioè, perché... In teoria dovrebbe, però... È un po' tu scemo. Tu dici? Lui. Sì, è un po' scemo lui, mi sa, però. Ok. No. È uscito. No, è seriamente uscito dal gioco. È rientrato. No, è rientrato. Crashato. Sì. No, oppure secondo me è proprio che si è spaventato. Ah, pensavo tipo fosse qualcosa di buggato, no? Sì. Però cosa sta? Ma perché? No, non so perché. Allora, Angelo potrebbe avere anche la linea schifosa, perché vabbè, quello sì. No, però vedi, se premi tab non ha la linea schifosa, quindi... Sembra strano, C'è questa barca che mi sta dando fastidio quando adesso mi disguiso in un slash di... in un qualcosa di non troppo visibile, in un bat. In un qualcosa di veramente bello. Però Chiara, devi parlare anche te perché sennò ti non sì, so, sì, ti, no, ti blazer. Ti volevo chiedere, io resto sempre blaze oppure... Allora, tu trasformati in un...
Vabbè, non posso dire perché. Però, insomma, così entri, capito? Allora, tu trasformati in una cosa. Ecco, molto, molto simile. Ecco, molto simile ad una cosa che ho pensato, esatto, io. Molto, troppo simile in realtà. Alle cose, vabbè, che hai tu, Angelo. Dai, Dennis, mi sto confondendo con i nomi. Aiuto. Vabbè, insomma, entragli adesso, però. Cioè, nel senso, capito, devi proprio fare. Lui deve urlare. Dai, Dennis, basta. Vabbè, cosa sto, wow, vedendo? No, fermi. Tippati da me in questo. Vieni, no. Angelo, non ho tempo. Stiamo trovando dei diamanti proprio in questo momento. No, stai trovando. Io sto avendo paura. C'è una cosa che mi si sta girando. Mi sta facendo girare qualcosa. È una cosa che metti l'armatura? L'armor stand, per caso? Ma non so. Sì, forse l'armor stand. In che senso? Che cosa stai vedendo, Angelo? Roba, aspetta, attivo il programma di registrazione. Aspetta, miti. Non serve fare. Vabbè, cosa, ok, ma... se ci vuoi dare le prove. Se ci vuoi dare le prove, ok, sto però. Sto registrando. Guarda, si muove. No, ma questo è uscito fuori di testa. Guarda, no, infatti, ma secondo me, boh, cioè, secondo me ci sta prendendo per il sedere. Ma c'è pure questo bat che tipo lo sta guardando in basso. Mi picca. Il pipistrello che ha spaccato. Chi è che ha spaccato un blocco qui? No, Angelo, ma tu non sei. Cioè, allora, noi stiamo trovando i diamanti. Guarda che ci stai disturbando. Stavamo registrando il video della miniera, ok? Sì. Una barca volante si è trasformata in un bar. Cosa? No, vabbè, questo ci sta pigliando per i fondelli. Ma per forza, E poi accende il programma di registrazione. Ma cioè, veramente, cosa? Secondo me neanche ce l'ha. Infatti. No, basta. Cosa registri? I tuoi TikTok molto. Oppure tipo registra tipo. Lo so io cosa registra. No. Che schifo. Dai, io mi stavo cercando di astenere, ma Chiara, tu sei proprio andato sul pesante. Basta entrargli, per favore, gli fai troppo male. No, vabbè, insomma. Cosa? Cos'è stato quel molto sospetto. Chicken. No, seriamente, Chiara, che caspita c'hai? Stai zitta, cioè. È morto. Aspetta. Tutto. Sì, cosa? Non respiro. È per quello che non parlavi. Perché? Chiara, va tutto bene? Non so, c'hai. Cioè... No, ok, ci sono. Non è che stai morendo, no? No, ci sono. Togliamo immediatamente questo albero perché mi stava dando fastidio, no? Perché dovete sapere che mai lasciare gli alberi e mettiamo giorno perché sennò ci dà fastidio a noi. Infatti. A noi super pro della registrazione, time set, però Dunis devi anche scrivere day perché sennò setti un cavolo. Sangue disguise? Non ho capito. Sangue disguise? No, io direi che... Aspetta, io direi che slash Aerobrine, Aerobrine, e poi dopo mi disguiso, cioè mi undisguiso e ci facciamo vedere, ok? Ok. Slash... Non c'è niente praticamente. Ok, in che senso? Adesso? Di particelle di fuoco. Ok, adesso mi presento dinanzi a lui. Io sono Aerobrine. Non sta vedendo, aspetta, vediamo. Forse vediamo se arriva. Ah, forse le particelle disattivate. Può essere, porca miseria. Vabbè, nel caso... No, scusami, ma è impossibile. Dai, no, non sta andando. No, ci stiamo impicciando, aiuto. Vabbè, l'importante è che lui rotto. Capisca. Cos'è che hai detto? Tutto rotto. Ah, guarda, molto interessante. Fallo anche tu perché ormai è arrivato il momento. Ma secondo te questo qua è un po' strano, perché sta ancora raccogliendo stupido. Gli alberi. Ma non ci ha visti ancora, niente. Cioè io, Dunisiani, io sono visibile. Vediamo se mi vede oppure, non so, magari agli occhi. No, vediamo, aspettiamo, magari ci metti ancora un po'. Ancora un po' di... No, Dunisiani, non è possibile. È stupido. No, Dunisiani, dai, no, non è possibile. No, dai, cioè, no, scusa. No, dai, non è possibile. No, cosa sta facendo? Cosa? No, questo qua è scemo, no, scusa. Ma no, cosa? È tutto stupido. Ma cosa avete fatto? Perché mi hai preso un infarto? Scusa, Angelo, ma siamo stati mezz'ora dietro di te. Abbiamo detto, ma non si gira. Cosa mi hai fatto? Mi è partito il Bedwars, mi è partito il... Bro, la cosa è ho capito, ti è partito il Bedwars. Eravate voi. Eravamo noi, esatto. Wow, che scoperta. Ma io, guarda che ho scoperto, una barca che volava, un maiale che guardava in basso. No, però tu hai pure acceso il programma di registrazione, quindi un pochino c'hai cascato, se posso dire la mia. C'hai cascato. Un pochino. Guarda, un armo stand che mi salta giù per il... È un po' una cosa... sì, in effetti sì. È un po' una cosa un po' strana, però... Vabbè, magari c'è il cascato. No, vabbè, allora... No, ok, allora, ban... Angelo... Vogliamo farlo? No, vai. Vabbè.
No, non lo sbanno mai più. Vabbè, no, dai, sono clemente con te. Entra immediatamente perché stiamo... Banni, no, non ti banno. Non ti banno. Okay, okay. Non ti... assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no. Dai, scherzavo, non te la prendere, non essere così permaloso. Adesso... basta, adesso... ciò tunisiano, insomma. Vabbè, allora, visto che è finito così questo video a caso, noi ci vediamo al prossimo... Aspetta, non andate ancora, Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete pulsante che ho appena staccato dalla tastiera nei commenti. No, non ci credo. Dunis è molto intelligente. Pulsante, mi raccomando. Ti banno anche a te, eh? Guarda che... No. No, scherzo, non vi banno, siete molto simpatici e belli. E... kicked by an aperato. Oh, chi è stato? Come hai osato? Come hai solo osato fare questa eresia contro Dunis? Vabbè, questo direi che è una punizione necessaria. Cioè toglierti per sempre l'OP. Quindi no. Scrivete pulsante e ci vediamo al prossimo video. Ciao, Denisiani. Ciao. Senza Angela, a quanto pare.